Prego. Io sono ben felice di lasciare. Poi le faccio anche chiacchierare con i giovani. Buongiorno. Grazie, era la prima per il presidente e la prima anche per il ministro ad Ance. Io sono venuto negli anni sempre commentando quello che facevano nel bene e nel male gli altri, proponendomi e a me piacerebbe fare oggi onore e onere di chi non viene qua a dire come sarebbe bello se, ma nel bene e nel male, spero nel bene, noi stiamo cambiando il futuro di questo paese. Io mi sono letto l'intervento del presidente che sto incontrando in questi mesi più spesso di quanto non incontri i miei genitori. Ormai è una storia, è andato via Nordio e mi sto autodenunciando per traffico di influenze, perché devo dire che in maniera positiva e gratuita da tutti i punti di vista, Ance e Anci cambia una vocale, ma cambia il mondo da tutti i punti di vista. Comunque Ance e Anci sono stati fondamentali per la costruzione di questo codice degli appalti che si è fondato sull'ascolto. Devo dire che parlando riservatamente con Ance e con Anci erano soddisfatti, pur dicendomi entrambi siamo soddisfatti al 90%. Quindi vuol dire che è un buon lavoro anche di equilibrio, perché se uno dei due mi avesse detto sono soddisfatto al 100% vorrebbe dire che l'altro evidentemente non aveva la stessa sensibilità. Io magari mi faccio questo proponimento, leggo qualche appunto scritto, perché ovviamente tecnicamente parlando mi fanno e ci fanno le pulci anche quando andiamo a fare l'aperitivo, quindi figurati quando parliamo di vita, di cantieri, di appalti, però poi a braccio aggiungo qualche riflessione soprattutto per voi che siete gli operatori e per chi è alle mie spalle, mi scuso per le spalle. Partendo dalla giornata di oggi, in piccolo, ho cominciato alle 9:30 con una riunione sul, tecnicamente si chiama collegamento stabile fra Sicilia e Italia, informalmente è il ponte sullo stretto, che non è il ponte fra Messina e Villa San Giovanni, ma il ponte fra Palermo, la Calabria, Roma, Milano, Berlino e la Scandinavia, e io sono straconvinto che ne pensino i professionisti del no, che in Italia abbiamo imprenditori, ingegneri e professionisti in grado di fare il ponte e anche più del ponte. Quindi sono contento di aver ripreso una sfida e mi diceva l'amico, prima ancora che collega, viceministro Edoardo Rixi, che è stato al mio posto al G7 in Giappone, che nei bilaterali avuti coi ministri statunitensi, giapponesi e degli altri grandi paesi, la curiosità, l'interesse, la domanda, l'approfondimento era sul ponte, ma non sul ponte come infrastruttura, sul ponte come esempio della rivoluzione culturale, infrastrutturale, ambientale, economica e sociale che io penso l'Italia, se tutti navighiamo nella stessa direzione, vivrà nei prossimi anni, stando alle timeline che anche stamattina abbiamo fasato con i tecnici, con gli ingegneri che ho al Ministero. Il 2032 è uno di quegli anni che, a Dio piacendo, 2032 primo treno che attraversa la TAV, 2032 primo treno che attraversa il Brennero, 2032 prima auto e primo treno che attraversano il ponte sullo stretto. Quindi nell'arco dei prossimi anni ci giochiamo il futuro dell'Italia. Io ho bisogno, e qua penso di essere in una delle sedi più opportune, che l'Italia valorizzi i sì, quelli che hanno voglia di fare, non di disfare, di polemizzare, ma lo dico col massimo rispetto per tutti gli organismi nella loro autonomia, perché possiamo avere visioni diverse, ma dobbiamo recuperare almeno 30 anni di distrazione infrastrutturale, mettiamola così. Quindi riunione sul ponte fatta, poi ho incontrato il governatore della Sardegna, perché ovviamente
il privato ha più interesse a intervenire, a investire laddove c'è più ritorno del business. Ci sono alcune realtà come le aree interne del nostro paese, come la Sardegna, pensiamo alle infrastrutture materiali e immateriali, pensiamo al 5G. Io quando viaggio in macchina, sono andato in Molise l'altro giorno, un viaggio della speranza, Roma a Campobasso, e quindi anche su quello stiamo recuperando parecchio terreno perduto. Non mancano anche lì i comitati del no, e certe cose sono antropologicamente da studiare, da approfondire. Sono andato a Isernia per presentare, con una certa anche dose di vergogna istituzionale, l'ultimo lotto, si chiama lotto zero, per l'ultimo tratto stradale fra Isernia per coniugare Molise e Abruzzo. Stiamo parlando di 5 chilometri, di un'arteria che non arriva ai 25 chilometri, anno di inizio, fine anni 80, e quindi ho portato in dote il finanziamento, il progetto, l'assegnamento dei lavori a breve a Isernia per collegare quella splendida parte di Molise all'Abruzzo, e anche lì c'era il comitato del no. Io mi domando, dopo 40 anni per 5 chilometri, come si fa? Ecco, io anche da ANCE mi aspetto dei no, non mi servono solo i sì. Mi aspetto delle critiche fondate quando servono, e diciamo che quando mi sequestreranno il telefonino, il WhatsApp fra Salvini e Brancaccio, riempiranno 3 pagine del Fatto Quotidiano probabilmente, però sono tutte cose lecite e leggibili. Però in alcuni casi c'erano delle critiche, c'erano delle lamentele, a nome vostro, rappresenta molto bene la categoria, così come vedo che c'è in sala chi la rappresentava prima. Sono sempre stati stimoli importanti, e infatti parto dalla fine di quello, perché ho chiesto l'aggiornamento a stamattina ai miei uffici. È indegno che ad oggi noi sui fondi per l'incremento prezzi dal secondo semestre 2021 al primo semestre 2022, su 651 milioni di euro disponibili, ne abbiamo saldati 262. Non è possibile in Italia che un'azienda chiuda per crediti e non per debiti. Non è possibile rischiare di fallire per crediti. Non è giusto, non è morale, non è corretto. E risposta. E quindi, perché no, però non sono così fesso da venire qua da ministro in carica a dire non è giusto, perché chiunque. E quindi soluzione non miracolistica, però io sono partito dai dati, perché la politica per me è passione, è carne, è presenza, però sono numeri. Istanze presentate ad oggi, dal 2021 a tutto il 2023, 15.775. Istanze ancora da istruire, 8.299, più della metà, 647 delle quali risalente al secondo semestre 2021, siamo ormai nell'estate 2023. Io chiedo agli uffici, ma con l'organico che abbiamo, con la normativa vigente, queste 8.299 pratiche, entro quando le esauriamo? Ministro, se lavoriamo tutti a normativa vigente, chiamando anche personale da altri settori, in 2 anni facciamo tutto. Dico, come in 2 anni facciamo tutto? No, io all'Assemblea dell'ANCE, e giustamente al di là dell'Assemblea dell'ANCE, parecchi di questi 8.299 sono numeri, ma sono persone, sono aziende, sono famiglie, sono operai, quindi posso dirvi che nel decreto assunzioni, perché ovviamente ho capito che i ministri devono operare con i mezzi che hanno a disposizione, nel decreto assunzioni di prossima pubblicazione, sostanzialmente, la faccio facile, abbiamo messo l'autocertificazione per liquidare nell'arco di pochi mesi quello che da qualche anno aspetta di essere liquidato, con, vedo l'ANAC, con controlli a campione. Ovviamente con rigorosi controlli a campione, perché per quanto mi riguarda la trasparenza, però sono due modi di vedere il mondo, ma questo vale anche per l'evasione fiscale, oggi sono usciti i dati dalla Guardia di Finanza, ma questo vale anche per il nuovo codice della strada che porto domani in Consiglio dei Ministri. Ah, siccome c'è uno che passa col rosso,
allora complico la vita a tutti gli automobilisti per evitare che uno passi col rosso. Siccome c'è uno che evade il fisco, e non è solo uno, ma sono alcune migliaia, allora complico la vita a tutti gli imprenditori per provare a limitare l'evasione del fisco. Siccome c'è ogni tanto un imprenditore che corrompe e un amministratore che si fa corrompere, io complico la normativa per rendere difficile la vita al corrotto e al corruttore. Io penso che sia vero l'esatto contrario. Più uffici devo girare, più non è possibile, perché non è mai possibile, più però può accadere che il malintenzionato incontri l'altro malintenzionato. Meno tempo devo perdere girando per uffici, meno burocrazia ho fra le scatole, meno tempo mi dura l'appalto, più combatto la corruzione e la malavita. Quindi noi nel codice degli appalti abbiamo messo questo principio: io mi fido dei sindaci e degli imprenditori italiani e do loro fiducia. E sarò ancora più rigoroso se qualcuno abuserà di questa fiducia. Però se complico la vita a tutti per punirne uno, faccio il male del paese. Se semplifico, riduco i tempi e poi becco quell'uno, vado giù pesante. E quindi comunque la trasparenza è garantita, perché il fatto che l'informatizzazione sia totale della gara, del bando, dell'appalto, del cantiere, mi garantisce assoluta e totale trasparenza, così come nel codice della strada, che come codice degli appalti abbiamo costruito ascoltando, incontrando, valutando, emendando, aggiungendo, però abbiamo messo l'educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzione pesante per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita per la patente, per i recidivi che uccidono, e ahimè capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi, nel senso che io mi fido, però. Quindi veniamo a noi. Due appunti sul codice degli appalti che conoscerete meglio di me, o quantomeno quanto me, che è stato figlio di un lungo lavoro, e io ringrazio quell'organismo che ha messo a disposizione mia e vostra buona parte di questo lavoro, lavorando per tutta l'estate del 2022. Io ringrazio il Consiglio di Stato e ringrazio il Presidente Frattini, che veramente ha fatto un lavoro che in Italia nel mese d'agosto non è semplice fare. Ovviamente era una bozza tecnica neutra da Consiglio di Stato, figlia di un governo tecnico. Adesso non c'è un governo tecnico, c'è un governo politico che si prende la responsabilità, onori e oneri, di fare delle scelte. E quindi sul subappalto, sulle stazioni appaltanti, sulla qualificazione, sulle soglie, abbiamo preso delle scelte per infrastrutturare, per costruire, per lavorare. Tenete presente che oggi mi sono fatto dare il dato aggiornato a questa mattina, ringrazio anche, vedo, l'amministratore delegato di ANAS, sono fra strade e ferrovie 4.000 i cantieri aperti per 49 miliardi di euro di investimenti in opere in corso o in costruzione a breve. Quindi sul codice le procedure negoziate senza pubblicazione previa di un bando non implicano, come detto, minore trasparenza e neppure minore concorrenza. Le procedure negoziate infatti sono sempre procedure a evidenza pubblica, garantiranno assicurata ed adeguata conoscibilità. Poi abbiamo messo il principio di rotazione, e qua lo dico in casa di chi sicuramente darà una mano: i monopoli non vanno mai bene, non sono mai sani, in politica, nella vita, nella comunicazione e nelle costruzioni. Io ho bisogno che l'edilizia in Italia cresca, che però le centinaia di migliaia di aziende iscritte per una media dipendenti che non arriva a tre lavorino per mettersi insieme, perché per me, lo dico fuori dai denti, è un problema
avere una grandissima azienda che si aggiudica gran parte dei lavori, perché preferirei avere 2, 3, 4, 5, 10 grandissime aziende che partecipano agli appalti. Questo non è... Ma questo lo dico non contro, a favore di qualcuno, perché, ripeto, sono usciti X articoli sui, anche lì balla una consonante, non una vocale, su alcuni quotidiani, sui favori che Salvini fa a Salini. Non ho favori, non ho amicizie, non ho parentele, non ho frequentazioni e conoscenze se non quelle lavorative. Gli uffici del Ministero sono aperti, trasparenti, ho incontrato imprenditori, ho incontrato sindacati, ho incontrato associazioni, però io sarò più tranquillo se alla prossima assemblea ANCE dell'anno prossimo, a partecipare ai grandi bandi per le grandi opere in questo Paese, che ho tutta l'intenzione di portare fino in fondo, alla faccia dei professionisti del no, mi sono preso la responsabilità nei confronti del Paese di andare avanti dritto con un treno. Strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, dighe, bisogna recuperare tutto il terreno perduto, però sarebbe bello che partecipassero tante grandi aziende. Poi, per carità, nel codice degli appalti abbia messo il principio di rotazione per evitare che appunto siano solo alcuni a partecipare, abbia messo il principio anche del chilometro zero per alcuni servizi, privilegiando le aziende dei territori, abbia messo anche un principio, siccome è tutto green, spesso ideologicamente, perché se poi ti vai a guardare il contenuto sotto l'etichetta green, sotto c'è ideologia che di green ha ben poco, abbiamo messo anche una forma di predilezione per le aziende che, partecipando a un appalto, garantiranno di usare materie prime che arrivano da paesi dove vengono rispettati i diritti sindacali e i diritti ambientali, perché mi seccherebbe fare il ponte con l'acciaio che arriva dalla Cina o con qualcosa che arriva dalla Turchia. Con tutto il rispetto per il libero mercato e per la libera concorrenza. Quindi, se riesco, anche qua, green, oggi pomeriggio ho una riunione con il ministro Fitto per valutare, noi abbiamo 40 miliardi come ministero, 24 miliardi come RFI, quindi è una responsabilità enorme. Quasi 3 miliardi per le case, coi Pinqua, 159 interventi in tutta Italia, da Trieste alla Lamezia Terme. Ovviamente noi come Ministero siamo a disposizione dei sindaci, stiamo lavorando, stiamo ragionando, però ci sono alcune voci che abbiamo ereditato. Vi faccio un esempio: gli autobus elettrici. Io adoro, per carità di Dio, io sono per la neutralità tecnologica, ognuno può andare in giro in bicicletta, in moto, in macchina, in camion, elettrico, diesel, idrogeno, quel che si vuole. Però trovate, io devo comprare per 2 miliardi di euro, e stiamo facendo una riflessione, 3.000 autobus elettrici da mettere su strada entro il giugno 2026. Benissimo. Domanda che fa il Ministro quando arriva al Ministero: ma di questi 3.000 autobus elettrici quanti riusciamo a produrne in Italia? 800. E gli altri 2.200 che io compro a debito, che poi devono ripagare i miei figli, dove li fanno? A voi la risposta. Quindi non è sono green o sono anti-green, la risposta è sono italiano o sono ministro di un altro paese. È giusto spendere dei miliardi di euro per andare a comprare 2.000 autobus in Cina? Riflettiamoci. Poi non ho pregiudizi, per carità di Dio, però siccome sono soldi a debito degli italiani che mi vanno a incidere sulla finanza pubblica, se vado a fare commesse dall'altra parte del mondo, anche perché c'è l'assurdo che poi riguarda anche l'edilizia, perché voi siete una delle realtà inquinanti, come l'agricoltura, come gli allevamenti, come gli aeroplani e le barche, ma uno si alza la mattina e emette, buon Dio, grazie a Dio che emette, perché è un buon segno. Però
È questo il ragione, buon senso, praticità, e abbiamo cercato di mettere in questi 200 e passa articoli del codice rigore, controlli, concorrenza, libero mercato, perché sono assolutamente un sostenitore delle libertà da tutti i punti di vista, però con un punto di vista italiano, a difesa delle aziende italiane, che perché noi andiamo a fare lavori d'eccellenza dall'altra parte del mondo e mi piacerebbe che potessimo tornare a farli anche qua, anche se questo è un nostro problema, è un mio problema, ho alle spalle immagino degli ingegneri. Io ho chiesto, ma quanto paghiamo noi come MIT? E ripeto, il MIT ha la responsabilità di decine di miliardi e della spina dorsale del paese, quindi dal mio ministero, non dal ministro, ma dalla squadra infrastrutture passa al futuro del paese. E il problema però è che noi è un ingegnere di prima nomina che lascia lo studio privato, lascia l'azienda privata o lascia la sua città per venire a lavorare a Roma domani, non riusciamo a dare, se va bene, 1.600 euro al mese. Chi è che lascia il privato? Di solito, ahimè, funziona al contrario. Vengo al MIT per farmi un'esperienza, perché fa curriculum, ma poi, se sono bravo, al primo privato che arriva e mi offre qualcosa in più, tanti saluti, arrivederci. Questo è un problema per la pubblica amministrazione, perché non è vero neanche nella pubblica amministrazione che uno vale uno. Ci sono pubblici dipendenti bravi che vanno premiati, ci sono pubblici dipendenti non in grado di fare il loro lavoro che non possono continuare ad andare avanti a fare quello che non fanno. E anche nella pubblica amministrazione bisogna avere la possibilità di intervenire. Non risolvi tutto il codice degli appalti, però il problema, il principio della fiducia, del raggiungimento dell'obiettivo, il merito, la responsabilità. Poi abbiamo portato anche in casa quello che alcune normative europee permettono e prevedono. C'è stata la polemica sul subappalto, però noi eravamo in infrazione per sto benedetto subappalto, noi abbiamo messo che ovviamente tutti i subappaltanti devono garantire a livello di qualità del lavoro e di trattamento salariale, di sicurezza sul lavoro, quello che il contraente principale ha portato a casa. Poi ci sono gli affidamenti diretti, sì, e io conto che possano servire a velocizzare, a sveltire, perché su 8.000 comuni italiani il problema è che qualcuno a Roma in Parlamento probabilmente pensa che tutti i comuni italiani siano Milano, Roma, Torino, Napoli o Palermo. Su 8.000 comuni italiani più di 5.000 hanno meno di 5.000 abitanti. Io sono stato in Molise, su 136 comuni del Molise, più di 100 hanno meno di 2.000 abitanti. E lì non c'è l'ufficio tecnico. Lì è già tanto se c'è il vigile urbano e il segretario comunale. E quindi l'appalto integrato serve. Perché se non può essere l'ente locale a progettare, io mi fido dell'azienda che vince l'appalto, che insieme all'esecuzione fa la progettazione, sotto controllo del pubblico, perché la sussidiarietà è questa, il pubblico non può fare tutto da solo. Noi abbiamo bisogno dei privati, perché senza i privati le infrastrutture in questo paese noi non le mettiamo a terra. Quindi io conto su di voi, sulle vostre aziende, sul vostro entusiasmo, sulla vostra professionalità, è questo. Ma questo vale per le infrastrutture così come vale per la sanità, tutto privato è sbagliato, tutto solo pubblico è sbagliato, un mix, con presenza, sussidiarietà, complementarietà, è questo di cui c'è bisogno, altrimenti noi non riusciamo a fare quello che io ho intenzione di fare, perché i prossimi anni io penso che potranno essere una rivoluzione culturale, infrastrutturale, economica, ambientale e lavorativa che l'Italia non vive dai tempi del secondo dopoguerra. Quando si faceva l'autostrada del sole, 760 chilometri, in 8 anni. Per fare i 20 chilometri in Molise siamo al 40° compleanno. Quindi evidentemente bisogna cambiare la norma e conto che questo codice degli appalti, attenzione, non è la Bibbia. Il 1° luglio non è un punto di arrivo, questo lo dico chiaramente. Il 1° luglio è un punto di partenza. Perché la storia, io ho fatto il consigliere comunale per 20 anni nella mia Milano, spesso e volentieri quello che funziona perfettamente sulla carta, poi messo a terra,
funziona meno brillantemente. Quindi io avrò bisogno che ANCI, sindacati, imprese, associazioni di categoria, ordini professionali dal 1 luglio accompagnino e segnalino. Salvini, guarda che l'articolo 63, comma tal dei tali, era bellissimo, l'abbiamo studiato insieme, pensavamo che funzionasse, così com'è non velocizza ma rallenta. Quindi la digitalizzazione è bellissima a dirsi, la digitalizzazione, ma vai nel comune di Sant'Angelo in Grotte che ha 190 residenti a parlare di digitalizzazione del procedimento contrattuale appaltistico, ti guardano con due occhi così. E quindi dal 1 luglio comincia un percorso, non finisce un percorso, quindi noi dovremo confrontarci almeno mensilmente per verificare quello che funziona e quello che non funziona, perché io mi ricordo la genesi dell'altro codice degli appalti che teoricamente era stato fatto per snellire a tutte le assemblee dell'ANCE a cui ho partecipato, diciamo che non c'era quell'entusiasmo che qualcuno prima di me supponeva ci potesse essere. Quindi un conto è quello che funziona sulla carta, un conto è quello che poi funziona nella realtà, la riduzione da 3 a 2 delle progettazioni, soldi, a Dio piacendo, per carità, non per tutto, perché il bello di fare il ministro delle infrastrutture e dei lavori pubblici è che parli con tutti, parli col sindaco di Mantova come ho fatto stamattina per il polo logistico di Mantova, la A22, la terza corsia, la quinta sulla Milano Laghi, il passante ferroviario di Firenze che dopo anni di chiacchiere 7 chilometri che passerà sotto Firenze, anche lì c'era il comitato del no ovviamente, però non è possibile che si ferma un treno merci in giro per l'Italia, visto che ci sono delle strozzature si ferma l'alta velocità in tutta Italia, quindi evviva buon Dio quel passante. L'unico problema è che con chiunque io parli, e lo vedo anche stamattina, il governatore della Sardegna, il sindaco di Venezia, arrivano lì e presentano il conto, lo dico bonariamente, nel senso che c'è bisogno di infrastrutture, di viadotti, di varianti, perché ci sono alcune realtà ferme a 40 anni fa. Chiaro che in 8 anni, anzi in 8 mesi, sono qua da 8 mesi ma è come se fossero 8 anni e i capelli bianchi si contano, in 8 mesi non recuperi 40 anni, però mi piace molto quello che sto facendo, questo non è un intervento istituzionale, da operatore a operatori, perché sono problemi sfidanti, però mi rendo conto che c'è in ballo il futuro del paese, perché quando vai a Genova a dare l'avvio ai lavori della diga foranea di Genova, che è la più grande opera di ingegneria idraulica al mondo, per allargare il porto e permettere l'ingresso delle grandi navi, e poi hai un quadro complessivo, perché quando tornerai Federica nel mio ufficio ci sarà, ho chiesto una cartina geografica d'Italia con tutto quello che complessivamente è in corso, perché il ponte da solo ad esempio non risolve niente. Se io facessi il ponte, grande opera, ponte a campata unica, 3 chilometri, assolutamente ammirato dal mondo, ma se faccio il ponte e mi mancano le opere annesse e connesse, non va. Ho 18 miliardi di euro che stanno in lavorazione su strade e ferrovie in Sicilia e altri 18 miliardi in Calabria, i 3 miliardi sulla statale 106, la progettazione per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. È vero l'esatto contrario. Se io sto investendo 11 miliardi per accelerare i treni fra Palermo e Messina, ne investirò altre decine per accelerare i treni tra Salerno e Reggio Calabria e poi mi fermo lì. Arriva il treno super veloce da Roma, lo fermo, lo spezzetto, lo metto sul traghetto, vado dall'altra parte, lo rimonto e riparte e perdo 2 ore. Non ha senso economico. Quindi io conto che il ponte sia un acceleratore di tutti gli interventi infrastrutturali in Sicilia e in Calabria, oltre che una grande opera di ingegneria italiana nel mondo, ma questo vale anche, non è tema nostro, ma potrà essere tema nostro per... quando parlavo di neutralità tecnologica ed energetica, secondo me è una follia il tutto è solo elettrico, perché non c'è solo l'elettrico, c'è l'idrogeno, ci sono le biomasse, ci sono i biocarburanti, c'è la ricerca in corso, e anche lì dire che dal 2035 si compra solo l'auto elettrica o è frutto di ignoranza o è frutto di arroganza o è frutto di pagamento conto terzi, perché altrimenti non si spiega questa protervia nel dire che non esistono altre possibilità tecnologiche. I nostri ingegneri stanno portando
la sapienza del nucleare italiano nel mondo, noi siamo circondati da paesi che nel G7, dagli Stati Uniti alla Russia, alla Cina, al Giappone, alla Francia, alla Finlandia, producono energia elettrica a costi inferiori col nucleare, ma noi no, perché abbiamo detto di no nel referendum di qualche anno fa. Io penso che si potrà tornare a chiedere agli italiani, se rimaniamo fissi al no, che ci fa pagare la bolletta alle nostre imprese più care che ad altre imprese, o seppure, essendo passati 30 anni, il no non possa diventare un sì per competere con gli altri paesi del mondo, perché non ha senso. Mi fermo, anche perché se no alla prossima assemblea non so cosa portare. Però veramente quella cosa che la Presidente mi diceva, sì, stiamo facendo un buon codice, e abbiamo 40 miliardi PNRR, lavoriamo con RFI, con ANAS, con ASPI, va bene tutto, il settore l'edilizia, adesso portato a casa il codice degli appalti, ripeto che dovrà essere aggiornato e accompagnato, portato a casa la norma sulla sicurezza stradale, che anche lì però sarà in itinere, da decenni non si affronta il tema casa, che io non affronto perché si mettono in tenda in 10 davanti al Politecnico, è un problema che va al di là delle tende davanti al Politecnico. Lavorare, e lo facciamo insieme, a un nuovo testo unico per l'edilizia, che riassuma una norma che altrimenti è Arlecchino, e a lavorare a un nuovo, rivoluzionario, ambizioso piano casa per il nostro Paese per i prossimi decenni è qualcosa che assolutamente al MIT dall'autunno cominceremo a fare. Però quando giustamente mi si diceva, sì, tutte belle cose, grandi cose, il ponte, la TAV, il Brennero, il piano casa, però ci sono 15.000 domande di cui la metà inevase per maggiori costi di spese già affrontate, ecco, a me piace occuparmi del macro, però devi occuparti anche del micro, e quindi è importante il ponte sullo stretto, ma è altrettanto importante del ponte di San Benedetto poi in provincia di Mantova, per dirci. Quindi il macro e il micro. Quindi vi auguro di crescere, perché se crescete voi, cresco io. Se lavoriamo bene noi, lavorate bene voi, quindi siamo assolutamente sulla stessa barca, e non è una barca che navigherà in anni facili, sicuramente. Alcuni indicatori inducono a ottimismo, per merito vostro, il fatto che l'Italia nel primo trimestre 2023 sia il paese europeo che è cresciuto più di tutti, più anche di Francia e Germania, vuol dire che il nostro tessuto imprenditoriale è più reattivo e si adatta meglio e più velocemente di altri. C'è qualche buon tempone che non conosce le regole dell'economia, che sta godendo del rallentamento e della fase recessiva in Germania. Errore clamoroso, perché la nostra economia è legata a doppio filo all'economia tedesca, quindi non dobbiamo augurarci le disgrazie altrui, perché le disgrazie altrui poi diventano anche problemi nostri. È quello che ho provato a cercare anche di spiegare. Qualche giornalista ha criticato, però non è competenza nostra. Però ovviamente voi lavorate coi fidi e le famiglie lavorano coi mutui. E quindi è chiaro che se tu continui progressivamente ad alzare i tassi per gli affidamenti in banca, avendo poi l'ardire di confessare pubblicamente, so che l'innalzamento dei tassi che proponiamo noi da Francoforte con la BCE sta danneggiando imprese e famiglie, ma serve. Bisogna tornare coi piedi per terra. Se qualcosa che sto facendo sulla carta danneggia famiglie e imprese, quel qualcosa può essere economicamente corretto, ma va fermato urgentemente, perché sta bloccando il Paese. L'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è defunto. Anzi, dicono, continueremo a innalzare i tassi, perché così si abbassa l'inflazione. Grazie, la gente non va a fare la spesa, la gente non compra casa, le imprese non riescono ad andare in banca a avere affidamenti. Però questo... di questo ci occuperemo l'anno prossimo in sede di elezioni europee. Per intanto vi dico grazie per quello che avete fatto, per il contributo che avete portato, e contate su non un ingegnere, perché ho troppo rispetto per gli ingegneri, però al MIT, su un operaio
con l'elmetto in testa, che ha tutta l'intenzione di sviluppare, infrastrutturare, modernizzare, velocizzare questo splendido paese. Quindi buon lavoro a tutti e grazie per quello che faremo insieme. Grazie Ministro. Tanto è stato fatto, si dice in questi casi, ma tanto resta ancora da fare. Tutte le intenzioni. Va bene.